Ma ciò che è strano è che non fu la teologia dell'affresco a causare più difficoltà a Michelangelo. Dall'inizio alla fine, Michelangelo dovette subire gli attacchi di chi trovava oscena e indecente quest'opera. E ironia della sorte, il grande pornografo, il grande calunniatore e ricattatore Pietro Aretino scrisse lunghissime lettere a Michelangelo rimproverandolo per l'oscenità dell'opera, dicendo che persino i pittori classici e gli scultori classici rivestivano i loro idoli e i loro dei, mentre ecco che un Michelangelo rappresentava la scena più grandiosa di tutta l'iconografia escatologica in un modo che sarebbe stato più indicato per un bordello.